Dopo che finì il vestito di fare bene, finì il profilo coso, l'aria mi faceva solo a nominarlo. Ah, è pulito. Se ne è scelto uno, se ne è scelto uno. Sapete che mi ha fatto? L'ha baciato. Sì, l'ha baciato. Questo per me, come posso dire, è... sibizionismo. Sì, sibizionismo. Tutto attaccato. È una parola francese nuova che arriverà da un momento all'altro in Italia. Insomma, è una cosa. Perché baciare proprio il leproso con tanti malati gravi che ci stanno da altre specie? Guarda che razza di raggia mi sta pigliando su braccio. Di qui, ci stanno gli infartati, no? Non ci stanno? Ci stanno, gli infartati, i diabetici. Perché, dico io, non baci uno con l'ernia strozzata? Che dopo tutto è pure più pulito. No, lui è abbignato e ci è andato fino a Foligno a baciare il leproso, perché lo conoscerò io, il suo falso spavaldo ipocrita, che può dire pure a parlare di unità. Perché come dite voi oggi, il leproso fa notizia, e lo vedo che un bel giorno verrà un vittore e metterà il fatto sui muri, eccolo là. Francesco che bacia il leproso. Certo, Francesco che bacia un malato d'ernia non farebbe lo stesso effetto domani, Dici, che sta a fare Francesco? Bacia l'ernia a quello. E sai che sforzo, Ma ora ditemi voi, che può fare il male con un figliolo così? Che può fare? Non mi comincia a fare? Che la fa? Vedi come gli fa? Non la fa? Cioè, se mette a lei nei panni. No, 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 quell'altro. Quello che si è accostato, quello che si è allontanato, quello che si è avvicinato. Quello con la faccia da padre. Ma non in questi panni. Sei tanto ridicolo col seduto tuo addosso, Nei panni di un padre, intendo, anche se mi permette la franchezza, ma io, da strusciando dei panni, potrei pretendere qualcosina di tandicchia più illustre. Lì c'è l'aria, cioè offendersi, l'aria. E non essere nessuno. Mentre io qui ad Assisi sono il più potente, non lo dico per batteria, no, per farlo sapere, ecco. Comunque me voglio passare. Diamoci del tu, intanto io parlo, tu stai zitto. Diventa padre, pare facile, provaci. Da principio quasi a non mangiare, poi a farti furbo, a lucrare. Sono arrivato perfino a negare l'elemosina là, davanti alla porta della bottega mia, per risparmiare, per tuo figliolo mio, come sicuramente avrai fatto anche tu, sì, perché queste cose sono successe a me, sono successe a te, e succederanno finché ci sarà sta catena di padre in figlio, e fin quando i figli non diventeranno padri, non se ne accorgono, no! Non parliamo in due però, se no se zeppano le cose, non si capisce più niente, Dico io, per chi lavori? Per un figlio, Per chi ti sacrifichi? Per un figlio. Ed eccola qua la ricompensa, eccola. Te sbatte in faccia tutto. C'è un altro padre adesso questo. E io, che volevo semplicemente che questo figlio mio non gli mancassero le donne, le avventure, l'elmo piumato. Ora mi ci piscia nell'elmo piumato. Scusa, non lo devo dire. E che anch'io vengo dal popolo. E proprio per questo volevo che il suo figliolo mio se lo scordasse. Come ti posso dire? Io volevo che il suo figliolo mio nascesse e crescesse in un mondo di velluto, di seta. Oh! Anche la madre francese gli pigliai. Che deve da fare di più un padre? Sì, sono andato fino a Carascon, in Francia, a pigliare la madre francese. E perché volevo che venisse su carino, elegante, ducato, e da giovanetto potesse cantare il provenzale sotto le finestre delle più belle baldracche d'Assisi. Lasciami sfogare, momento un po' così, ma pigliato, Sugli inizi è stato. L'ha cantato il provenzale e neanche danno male, ste linguaggi d'Assisi mi dicono che è intonato. Con me non si dona, suo padre, Perché è falso, la pappa buona gli è piaciuta.
Poi tutto un tratto torni a casa un giorno e trovi un figlio matto. Allora dici, oh, è carne tua, è sangue tuo, ci ho fatto del tutto per pace pace. Che cos'è che non ho fatto? Ultimamente che io ho fatto come padre per pace pace a sé? Ah, l'ho menato. L'ho menato, gli ho spaccato la faccia a forza dei cazzotti. Lo facevo guarire e gli davo altri cazzotti. E lui niente, lui rideva e si metteva a pregare, anzi, più io lo menavo, più lui pregava. A casa mia non vige la preghiera, perché comando io, comandano le botte. Ora mi sono stufato, lo denuncio come ladro e come ribelle. Tanto che me fa, che me fa? La vergogna ci sta già. Io Francesco, con i miei compagni, fra Massaro e fra De Maggio, piedi scalzi, sempre in viaggio, sulla strada, con le rose. La notte mi copro e la
mi dico buongiorno cenciosa e mi voglio bene. Insomma, se fa monaca e lo vado a dire a tutti. Tutti ci abbiamo paura. Tu,
Quello là? Quello che si nasconde? Quello che si nasconde deve fare che non c'ha paura? Ce n'ha più dell'altro, ce n'ha! Come paura di niente, ma... Se fin da prima di nascere siamo lì, rannicchiati coi pugnetti sull'occhi per la paura di dover nascere da un momento all'altro. La vita spaventa. Dimmi una cosa, sta zitto. Perché da Pompandri ce la facciamo sotto? Per paura. Per paura di quello che ci succederà appena cresciutelli un po'. Te ne dico un'altra, se non la fai lì. Io, Pietro Bernardone, il più grande arcante d'Assisi, io, perché sono diventato ricco? Ma quando devi parlare non parli? Per paura di essere povero domani. Mettici il tappo e mettila alla parte che non si sfrega. E allora, amico mio, se c'hai sta paura devi stare là, inchiodato, giorno e notte, ad ammucchiare che sono loro, i quadrini. Se c'hai loro non c'hai paura di niente, loro, l'unico amuleto capace di tenere un momentino lontana la paura. Il resto sono chiacchiere, questi animatori. Ma che conti poi? Niente, che conti? Niente. Hanno preso un po' di niente, l'hanno impastato con un po' di niente, che ti aspetti da niente? Sti stupidi, Vanno dicendo in giro tutti i fratelli. Fratello di chi? Di chi? Che sei tuo fratello? E che vuol dire fratello? Caino non era fratello? E dopo Caino tu te fidi ancora? Grazia di grossa che c'hai! Eccolo il punto! Credere, fidarsi della vita, del prossimo. E io? Un mercante come me, con la crosta che c'ho io dovrei credere, dovrei fidarmi, io non ce l'ho scritto sulla porta della bottega, no, ce l'ho scritto qua, in fronte, non se fa credito, ma niente, puoi morire scutulato davanti a me ma non mi fa bene più niente, ti potrei dire sul cuore. Ma esiste il cuore oggi? Esiste l'amore di questi tempi? Ecco un'altra che se non la dico schiatto, com'è che dice su subito? Com'è che dice? Aspetta, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma chi l'ha detto? Ma di chi? Che senso? Che vuol dire? Metti caso che io non amo me stesso. Anzi, poniamo il caso che io mi faccia schifo e non poco. Allora come lasciava al piano sta montagnola? Ma che pretendete? Che a voi altri vi ami e che a me le faccia schifo? Comodo, Non mi fa parlare più? Sai che ti dico? Quando ci avranno fame, ritorneranno a casa,
uccellacci sembra sporcare davanti alla bottega mia. Oh, via! Ciao, via, andate via, tutti! Se non gli fai ciò, se inviandolo là, sti stupidi! E da un po' di giorni è piena, Assisi, d'uccelli. Che ci sarà tanta sforza? Stupidi un'altra volta! Se ne acchiappo uno, me lo mangio vivo. Va bene, che mi stai a dire tu cengiosa sulla sanità di San Gosso, sulla vanta di Cortà, tutti i santi di questo paese, sulla sanità che poi va in discesa. Te mi avevi attaccato un discorso, lo ricordi? Figliola, io con calma, te con calma, una volta l'altra, ti do una zeppata dentro l'occhio che ti scurisco tutto per 6 mesi. Tu mi avevi attaccato un discorso, ma hai detto che un dito davanti alla bottega tua che andiamo a vedere a tuo figlio che sta a sfavellare con gli uccelli. Tu mi hai detto a me. Basta così. Basta così che mi introni le orecchie, basta così. Però pure tu. Aiutami, aiutami. Per stare a dire che lui, quando un padre dice lui al figliolo, la famiglia un punto di cottura che puoi buttare via tutto. Lasciatevi che lui, con gli uccelli, ci parla? Sì, sì, l'ho preso io! Oh, te sei sloccata! Non impressionare, eh? Merli, fringuelli, tordi... no, le galline no! Quando mi dispiace per le galline! Come faranno a fallovi nei secoli che è andato parlando con mio figlio? Vedi quanto è tignoso. Con l'altro uccelli ci parla, con le galline no. È tignoso, vedi come fa. Lui parla. È come se ci inquietasse. Ah sì, più stupido. Lui invece ci inquieta. Ma è come se parlasse. E lo stesso io, eh. E io non so né matta né ubriaca. Ma sta bene. Lui ci parla e io li mangio. E gli dice fratelli. E io mangio i miei fratelli. Sono un cannibale io, la sapevi questa? Sto attento a te che una volta l'altra ti tiro una morsicata. Ah, tu, vuoi la coscia del fratello? No, perché ci avete sputato voi su e mi fate schifo. Senti la lambo, l'altro buon lambo. Chi è che mi parla di schifo? Lo zozzo in persona? Non tante, che puzzi. Senti, cengiosa, da là. Che mascissi. Ascolti, le senti? Allora sta zitta. Secondo te, il Papa li mangia i tordi? No, il Papa no. Guarda che pesta scema che devo incontrare ora di pranzo. No, il Papa no. Te pozza fatti un braccio ogni volta che lo dici. Cengiosa, il Papa mangia tordi a colazione, a pranzo e pure a cena. È un cannibale come me, il Papa. E voi che ne sapete? Chi l'ha detto a voi? Senti, saputa la Sisi di tordi. Pensa un po' chi me l'ha potuto dire. Me l'ha detto... Chi me l'ha detto? Ah, la logica me l'ha detto. La conosci tu per caso la logica? No! Se son matta! Brava, questa è la logica, ora te la sparo! Non si sente, è logico che non si sente! Perché adesso io dico, se su matto, perché un matto, se su matto del suo figliolo mi va dicendo in giro che torni, merli, fringuelli, peccacce, fichi, sono fratelli e il Papa che il Papa li mangia, questo figlio mio date il cannibale al Papa, paro paro, e dunque un ribelle e un eretico, e che aspetta sta gente che comanda qui a Sisi, arrestarlo, incatenarlo, quanti anni le da fa ancora? Poi se l'hanno, non è? O se invece c'ha ragione lui, se invece c'ha ragione il figlio, perché queste pernici non si ribellano? Perché questi tordi, questi pa-
fatichi. Non vado a Roma in corteo. Perché tutte queste beccacce non invadono San Pietro e non buttano giù dal trono questo grande mangiatore dei fratelli? Oddio, ma che sta a dire? Mi sta a partire la testa, che io non ci capisco più niente. Neanch'io! Sta garanza di novità la tua, che sto figlio che non torna, non si ravvede, non si fa trovare, non c'è verso di farlo in zavini. Tutti i fratelli, ma tutti meno io. E quella santa donna della sua madre, di moglie, insomma, di là, che piange in francese. E voi le volete bene a vostra moglie? Certo che le voglio bene, ma ti faranno domande da fare a un marito? Le volete bene a vostra moglie? Che figli, moglie, per volergli male? Certo che le voglio bene, Cenciosa, però vedi, lui dice, e ci insiste su suo punto, lui dice che il bene è un'altra cosa. E allora il bene? Che è? In questo momento non so trovare bene le parole, però... Quando tu sei scema, la Sassani è un'altra cosa, è un'altra cosa. Thank you.
alta confraternita dei frati braccialoni e andate ad attaccare sulle corde del campanile vostro. Che te stai a tenere l'anima? Te sta a partire? Buttalo via che non vale tanto nella pezzetta dei miei. D'altra forma, vieni! Ma dico io, ma siete bambini così piccoli, da più piccoli, dove andate a finire a bruciare nel tasso? Queste sono favole, nient'altro che favole. Come che cosa? Amico mio, secondo chi te le racconta le storie, dopo 8 secoli, ci aveva ragione solo il figlio, manco da chiedere ragione il padre, ci poteva avere. Però, se ti vengono a dire che tuo figlio è andato a Gubbio, non gli è passata le patane ad Assisi, no? Andato a Gubbio, e ti è andato a convertire a un lupo, sai che barzelletta. E poi tutta la città era in festa e le gambare che suonavano din 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 don. Sì, vai a fare din 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 don a un lupo. Sai che mozzicotto che dai medi di qui? Se sono campana suona, il lupo se la sbrana. Gli dice scusate sorella, te digerisco subito. Ma scherziamo, il mondo è dei lupi, vincono sempre loro purtroppo, i lupi pinditi, dove stanno sti lupi pinditi? Ne voglio chiamare uno così, per caso, dei lupi pinditi, lupi pinditi! Senti che coro delle pecore sbranate che mi risponde, Portatene uno qua del lupo pinditu. Voglio vedere, così, per gusto, che fine gli ha fatto la bocca. Voglio vedere se al posto dei denti c'ha i boccioli di rosa. Lupo del Gubbio, l'hai messo Gubbio. No, la verità è che qua, e si imbroglia, qua che si induce a congiurare contro le me, ma sei io. Che sono il padre, vengo qui in mezzo alla piazza a dirvi che c'ho un figlio matto, ma se deve credere, è un pazzo il tuo figlio mio. Io non lo so come è diventato matto, sto ammazzi pure io, chi dorme più? Sono notti che non chiudo più un occhio. Amico mio, non bisogna passarci sulle cose, sto lì tutta la notte a occhi sparati, spalancati, a domandarmi come ci può essere diventato matto il suo figlio mio? Come ci può essere diventato matto il suo figlio mio? A strappare così tutta la notte, ti piglia un muscolo qua che non ce la fai più a buttarmi in braccio. Zitto un po' che forse mi è venuto in mente l'altro caro. Figlio mio, ecco perché è ridotto così. L'altro caro, sì, quando era a Perugia. Quando era prigioniero di guerra, quando era cavaliere sul più bel cavallo d'Assisi, dovevi vederlo. Cavallo che gli avevo comprato io con i risparmi miei, insomma, No, no, mi vengono tutte in testa di giorno, vengo. Non lo drogarono, no. Gli fecero la fattura, sì, la fattura, che è peggio della drogatura. Gli fecero la fattura a tutti questi invidiosi dei mercanti d'Assisi, sì, d'Assisi, con quelle leggere delle loro mogli vecchie e stentate che gli scocciola il naso ovunque vanno. E da un po' di giorni qui ad Assisi, che costo sgucciolino, c'è un'umidità che te indurcina l'osse. Amico mio, mi ascolti? Mi senti? Allora sta zitto. De notte, prima che cominciasse a rubare il suo figlio mio, de notte parlava. De giorno zitto, falso, ipocrita, da una parte a tre. Attaccava la sera, finiva la mattina, certi discorsi, ma ci sono indignato, non sono mai riuscito a capire con chi accidentaccio stesse a parlare. Fatti caso che questo è l'uscio. Che guardi là, te faccio l'uscio qua, guardi là. Fatti caso che questo è l'uscio. Beh, io e mia moglie stavamo locati da questa parte dell'uscio, dall'altra parte dello stesso guscio ci stava lui. Allora la sera noi andavamo a chiudere la porta,
Lui faceva delle domande grosse, erano grosse le domande, e le risposte dovevano essere altrettanto grosse, perché il figlio gliele faceva proprio forse queste domande. Ma che succedeva? Allora lui parlava, non arrivava la risposta, e tagli le richiate su sta porta. Lui parlava, un altro silenzio, un'altra recchiata sulla porta. Lui parlava, silenzio, ancora recchiate su sta porta. Avevamo fatto una conchetta sulla porta, pure le recchiate. Vabbè, lascia stare, non fate un po' di rischietto, le faccio capire meglio. Se io adesso in sto momento non ci avessi addosso sti panni dell'argento per farti capire, amico mio, era come se tuo figlio mio stesse a telefonare. Ma siccome i tempi miei, sto telefono vostro, grazie a Dio non c'era, non c'era, stai a fare una figura con le orecchie lunghe, fino a cascia con il porto dell'orcia, non c'era! E allora con chi parlava il tuo figlio mio? Andavamo a aprire la porta la mattina, c'era solo lui, con chi parlava? Con gli spiriti, con la muffa. E chi me dà una mano per riportarla a casa, il tuo figlio mio? Chi è che me dà una mano per farlo rinsapire? Chi è che me dà una mano? Lo vedi come sono fatti questi tratti? Gli chiedi una mano, te si piglia i bracci. Il pazzo è lui. Era lui che parlava di qua. Recchia francese e recchia sitana. Non si sentiva sta voce lontana. Il pazzo è lui, no Dio! Nel buio che tutto fa chiaro.
Niente, ancora niente, più figlio, quante me ne fa, quante me ne fa tutte, me ne fa per difetto me ne fa, eh. Adesso è andato alle crociate, lui alle crociate con una mazza da vellano, un bastoncino della Custorto, un crocifisso, e quegli altri quattro raccolpati, zozzi, puzzoni, niente, che vergogna. Ma voi lo sapete che vuol dire per un padre mandare il figliolo alle crociate? Lo sapete? Vuol dire avviare con la guerra, certo, ma promuoverti nobile, tirarti su il nome, farlo diventare cavaliere. E io, che noi avevo preparato il suo figliolo mio, che noi avevo preparato, amico mio, spade che ci potevi passare assisi da parte a parte, e poi scudieri, guardrappe delle migliori, trombe, non per mandarmi, amico mio, ma c'ho casa piena di trombe, ogni giorno gliene portavo a casa una nuova, lascia sta, tu lascia sta, chi parte in tromba, drona, e poi di più, araldi, pensi uomini che gli scappavano le polmoni dalle orecchie, capaci di gridare, fate largo, via, scansatevi tutti, ma anche più forte, fate largo, via, scansatevi tutti, ma anche di più. Ecco, passa Francesco il Bernardone, lui avrebbe combattuto, mazzato, no, mi sono sbagliato, mazzato, la sua razione dei muori. E fatto carriera, ma così che va a fa con questo bastoncino del legno storto, che va a fa? Gli arabi come arriva, glielo zeppano fra gli occhi, gli arabi come i giri, sono muori, mica scherzano, anzi a questo proposito amico mio, mi hanno detto che gli arabi, nelle vicinanze di quella città che è Lutere, quella città che somiglia a un grande pezzo di stoffa, Damasco. Mi hanno detto che Starbi ci hanno preparato un'arma segretissima. Ha fatto così. Si chiama catapulta. È un'arma che cata e punta allo stesso tempo. Dice che prima di catarla fa certe puntate. No, questa catapulta è capace di puntare sulle schiere nemiche un milione di sassi infuocati, ni catapultata. Queste sì che sono guerre, questi sì che sono massacri, questi sì che sono stermini. Ma che va a farvi con la mazza da vellano e quell'altro che va a combattere con lo scolapasta di Perugia sulla schiena? E che vergogna per un padre vedere il figliolo andare alle crociate così, con la mazza da vellano. E che vergogna, che vergogna! Oh,
dicono, ma è nozioso stupire il mulino, sapete perché? Adesso si è inventato il presepio a dondolo. È Natale. No, ma in fondo Natale che è? Natale è l'angelo, la Madonna e Giuseppe. Giuseppe, nato padre. Oddio, Giuseppe come padre dipende da che parte lo schmazzi. No, dai, padre anche Giuseppe, tanto fa un contento che era uno che stava sempre zitto. E poi quel figliolo lì, anche lui se l'è cresciuto là, a bottega. Eppure quel figliolo lì, un giorno o l'altro, ma lui avrà avuto sei garanzie. Insomma, la moglie gliel'avrà detto, un giorno l'avrà preso, gli avrà detto: senti Peppino, come volete che lo chiamasse, senti Peppino, guarda che stupido un mio, non è matto, va ora, ma a casa mia e a casa sua, amico mio, angeli, te sono mai visti? A me manco la piuma, alla moglie mia e alla moglie sua, che non so manco di dov'è e non lo voglio sapere, chi gli ha portato mai lo straccetto d'annuncio? E allora dove la troviamo noi, tanta fede per immaginarci tutto, Mi fanno morire, stassi sani che mi vengono a gridare sotto le finestre. Sarà un santo! Va bene! C'ha ragione! Va bene! Vede lontano! Va bene! Chi apre bocca più? Manco le finestre apro, pur di non sentirmi, No, ma la fede non ci può venire, la fede è difficile, lasciala stare, la fede, lasciala stare. Il dubbio, il dubbio. Ma io non parlo di quei dubbi quotidiani che te vengono, sono quelli sì e no, cambia poco. Che posso dire, ad esempio, io che sono in commercio, il commesso che ho io, me ruba oppure no? Lasciala stare, tu lasciala stare. La volta l'altra che lo becco che ruba, gli mozzo le mani. Se ruba quei moncherini, lo stronco fino qua. Se ruba quel tronco, lo stronco definitivamente, lo mazzo. Oppure, la moglie mia, oltretutto francese, mi mette le corna oppure no? Che tasta è pia per un serpente? Fai così? No, io parlo del dubbio quello serio. E se per caso... avessi sbagliato tutto, a me viene questo dubbio e spero che gli venga anche a lui, il dubbio, quella piccola lucertolina verde che appare tutta a un tratto là sul muro bianco del convento con la sua coda ricciolata a punto interrogativo verde vivo che palpita. Sono lunghe le sere in convento, amico mio, e profondo il silenzio. E allora, ogni tanto, impercettibilmente la fede scricchiola, si scricchiola, come il legno tarlato dell'oratorio, cric, cric, che è stato? Niente. Il fantasma del dubbio. Saranno pure lunghe le sere in convento, ma anche le mie non è che scherzano, per il mo, sto qua. Eccola là, che ci avrà da fare stamatta anche la notte in giro per Assisi, E com'è che non dormite? E com'è che non ne fai affari tui? Ma posso pensare, non dico tutti i pensieri che ho per la testa? Ma me lasci stare? E certo, con quel belletto che ci avete, quelle belle coperte. Senti, hai finito di stare a sparpallare sul mio letto? Ti sei scordata del mio grasso? Certo che lo so che c'è il letto più bello da Assisi. Chi ci dorme? Un altro ci dorme? E nel letto tanto di moglie che piange interrottamente in francese. E io là a rotolarmi come se avessi mangiato troppo.
E invece manco una mollichella a mangiare. Che peccato! Peccato perché tu ti fuori le botte dalle mani. Un bel letto e non ci dormite. Un bel mangiare e non ci mangiate. Ma da oggi lì capita anche a uno come me di stare là con gli occhi sparati, spalancati, a leggere i pensieri sul soffitto. Ci hai mai letto tu sul soffitto, geniosa? No, io il soffitto non ce l'ho mai avuto. Ah già, mi ricordo sempre che tu leggi le stelle, poveraccia. Sei stronica. Lo sapete che certe volte mi fate proprio pena? Senti un po'? E come facevo a vivere senza sapere questa cosa? Senti un po'. E come facevo ad andare a dormire senza avere questa contentezza? Guarda che contentezza che mi è pigliata sta gamba! Non si può andare a dormire né troppo tristi né troppo contenti. Una volta l'altra ti dico, io te faccio pena a te? Eh? Sapessi quanta me ne faccio io a me che tu manco te lo può staccato dal macinato. E adesso lui che farà? Ma lui chi? Lui chi saputa? E su che lo sapete? Te ne sei accorta pure tu. Te ne sei accorta pure tu che sto pensando sempre a stupire un mio, ma tu lo vedi, tu lo vedi. E com'è stanco? E smagrito? È bello. Senti che razza di risposta. Che ci può arrivare a capire un padre in piena notte da una risposta del genere? Senti, Centosa, io te capisco, ma fino a un certo punto te capisco. Quale se la notte non te capisco più. Lui non mi abbandona. Aspetta, fammi capire. Vuoi dire che è più bello di quando stava là con me alla bottega mia? Sì! Fammi capire. Perché è triste, ma contento. Piange e ride. Come quando piange il sole. Che veramente parla d'amore. Che mandroviate che dici. Io però subito che la sto pure ad ascoltare, sta ascoltando la scena. Senti, vieni qua. Se tu ogni giorno, ma ricordatelo, se tu ogni giorno mi vieni qua a dire quello che fa e anche quello che non va a figlio mio, io te pago. Ah, dimmi quando vuoi che te pago. Quei soldi mi imbroglio, non li voglio. Ah, e allora senti, facciamo una cosa, ti regalo un bel vestito largo, grande, che quando te lo metti impressioni Assisi, dintorni e pure oltre. Così, sapete cosa faccio io? Che fai, figliola, dimmi. Io piglio il vestito. Lo pigli. Glielo porto a lui. Glielo porti a lui? Lui lo rivende e coi soldi ci compra i sassi. Ecco un altro pezzo scuro che non si capisce. Quando stai sul momento ti abbandonano. No? Oh! Che gli è pigliato, no? No! Gli è pigliato un altro di quegli attacchi del momento che durano 5 settimane e mezzo, guarda un po'. I sassi! Zitto che qua si scioglie il monumento. Che buono tipo questa cinquina aperta qua. Li fa con calma. I sassi di che, figliola? Per la chiesa rotta! Si è rotta la chiesa, guarda un po'. E me, zitta! Non fa sforzi di tu, che se ti parte il pezzo d'osso questo scuro, non lo ritroviamo più. Ti rifaccio tutto il discorso da capo. Se rotta la chiesa, guarda un po', e me, e i sassi così grandi gli servono, così fonduti. Corpo dei miei sassi spaccati sulla testaccia tua! Vattene via, non ti voglio più vedere, né a te, né a mio figlio. O se no, datemi i sassi voi, che glieli porto a lui. Senta in che mani, signore mio. Adesso gioca.
gioca, e con lei adesso si è messa a fare l'architetto, rifà una chiesa, la rifà così brutta e scarna che un cardinale ad entrarci si fa il disegno della croce alla rovescia. Lui gioca, gioca, è contento. Quando sono contento che gli faccio lo convento? Devi essere contento se c'hai un figlio, lo convento, eh? E noi? Noi, ai tempi nostri, per essere contenti, se facevamo quel giro delle rinunce, dei sacrifici, cioè se contenteva tutto, un po' di tutto, tutti. Ma quello che mi fa impazzire veramente e che adesso, la notte, nemmeno si dorme, nemmeno si dorme, Me ne andate? Sì, vado a dormire, sui sassi! Yeah.
Devi stare zitti, dico! Finché in Francia a prendere le stoffe ci vado io, qua ad Assisi i prezzi li faccio io. Se non ne va bene, vai in giro nudo, Piuttosto pensa a stare neanche, tanto guadagni, tanto te mangi, Pensa a i figli, sei figli, guarda in bocca i figli, che fine fanno, Guarda quest'altro, guarda quest'altro. Voi dici Bernardone pronto, a Bernardone non riesco a bere mai niente. E come mi fate a bere qualcosa se qua nessuno fa mai il lavoro suo? Questo qui mi deve portare 5 sacchetti di soldi per 5 giorni di ingasso. Guarda caso me ne porta sempre 4, gli ha pigliato la scontaglia del quinto. Ah, ma pure questo, un giorno l'altra, con calma, senza fargli male. L'ummazzo! Vieni qua! Vieni qua! T'ho detto di venire qua, veloce! Senti, tu devi sentire prima del fischio. Se sparagli a tempo del meglio. Ora dimmi una cosa, no? Se possono fare i conti dei 5 giorni del cazzo con 4 sacchetti dei soldi, Ah, sì, può darsi pure di sì, però cambia tutto, sai? 1, 2, 3 e 4. E il quinto giorno con un gassato. L'aria tira fuori il quinto sacchetto, l'aria. Tiralo fuori, che lo so che vai tu. Ah, sei incastrato, cioè come i tuoi rampini, c'hai, sì. Ladro, va, che dopo te devo controllare i rampini, Vai. Con me sta cosa? Con me? Ah, qua ne manca uno, Perché i modi per avere i soldi sono 3. Chiedere, lavorare, rubare. Chiedere frutta pochissimo, che stai a chiedere, che te dà la gente, tanto vale che ti piglia una paralisi e te ci cammina sopra. Lavorare frutta qualcosa, sì, ma stai a lavorare, che stai a lavorare, Rubare è il massimo. Peggio di tutti però ci stanno i poveri che lavorano. I poveri. Non li posso manco sentir nominare che mi piglia un bruciore di stomaco che mi dura 5 settimane e passa. Non è che mi passa, le scavalca le 5 settimane. I poveri sono degli spettacioli gallitti, tutto sovrattaccato al propone dei poveri. Quando ha spenduto mai un povero in vita sua, chi te la fa sta spiata? Chi è che te lo dice? Hanno il coraggio pardo di comprarsi lupini, castagne secche, sempre zucca. Durante le fiere persino le frittelle, golosi, ingordi, che per gola un povero sarebbe capace di ingoiarsi un due con le corne. E se noi glielo dici non se ne accorge, tu vedi che cammina storto. Che c'hai povero che cammini storto? Mi picca. E te mangi le corne, scansate! No, io, amico mio, stiamo a sentire. Io, frittelle, sempre zucca, non ne ho presi mai, mi pigliasse un coso qua. Intanto mi sposto però, non sa mai. Io non ne ho comprati mai, perché ricco, fammi finire. Ricco non è chi guadagna tanto, no. E chi non spende niente, de poco di niente. Come? Avarizia? Non so manco come si scrive la parola avarizia. Questo è il risparmio. Il risparmio è il primo guadagno. Tu lo sapevi questa? Puntetela, segnetela. Come? Usura? Strozzinaggio? Ma no, ma va. Io, lo sai che sto a fare io? Sai che sto a fare su un momento? Io sto costruendo per te una civiltà. Me lo saprai ridire fra 800 anni. La città, lo vedi la città? Vieni qua tu, disgraziato, guardalo qua. Stavolta però sei anche prima del fischio, guardalo qua tu. Ecco qua. L'hai chiuso tu così? E si vede.
Top, pigliate questa bella melena. No, questa è troppo grossa. Avevo le cose piccole, ma tu le metti vicino a quelle grosse, gli dà una confidenza che non li distingue più. Ecco, un momentino. Ecco qua, cosa è pure incastrato. Posso andare in giro con questa mozzarella marrone lì oggi, con tutte le cose che devo fare. Ecco qua, vai a fare del bene, che piglia sei cose. Ecco qua, sei... E un momentino, un gordo! Faccia d'angolo! E se vede dall'occhio! Aspetta, ah! L'ho prangata, sciamoletta! L'ho prangata, sciamoletta! Stupida pure questa, eh! Più piccola di questa che c'è? Larga! Te la do, smanioso, te, per i segni di zucca! E dopo te li tengo a controllare i bambini, eh! Amico mio! Ve lo farò dire da quelli che ho studiato, mi fa entrare dentro la testa che io non lo capisco. Ma essere poveri, io proprio non capisco che gusto ci sia. E a continuare a essere poveri. Sti stupidi, ma... Eccola là.
un certo momento della giornata si va a mettere sempre là su quella salitella. E i gusti su gusti, che gli vuoi fare i gusti? Questa ce l'ha in salita, eh! Oh! Oh! Guarda che c'ho qua! Il pane! Bravo, hai riconosciuto, questo è il pane, sta migliorando però, Dimmi, Cintosa, ti piace il pane? Mi piace, sì! Oh, quando sono contento! Tu non puoi immaginare quando sono contento, Dimmi, che ti piace oltre il pane? Contiamo le cose che ti piacciono. Più di tutto, il pane. Ammazza che campo di scelta che c'hai! Che fai? Tacchi con la crosta, poi vai con la mollica, poi tacchi con la crosta, tutto fra crosta e mollica, Oh, la scema! Perché le sceme sono sceme? Ma che domande sceme che stai a fare? A star parlando di una scema, in via la notte, c'è il caso che diventi intelligente. Sì, perché io sono convinto che la scemenza, che guardi tu non è che cambia tanto, che la scemenza c'è proprio attaccata all'intelligenza. Ma vanno a ascoltare la scemenza quante capocciate gli hai dato. Se all'intelligenza sarà più scemo, tanto vale che rimani scemo, che voglio fare la prova. No, c'è cosa, però lasciami stare, che non è il tuo momento, un momentaccio per me, un momentaccio. Senti, ma vieni qua. A te te capita di vederlo mangiare su più di te capita? E che mangia? Non so più niente, almeno a sapere questo. Più di tutto, di tutto! Il figlio mio? Più di tutto mangia? Il pane. Io che me lo ricordo da ragazzo là che mangiava pasticci parigini, faraone farcite. Il pane. Grazie del cambiamento che ti fanno i figli da un momento all'altro. E tu che sei il padre manco li riconosci. Cintosa, guarda, da cima a fondo, per stare a guardare? Allora stai zitta. Tu, a me, dopo morto, dove mi manderesti? In paradiso o all'inferno? E la ferma prima che risponde, presciolosa! Chi è stata quella che l'ha pigliato? Stai a precipitare? E piglia un attimo che respiro, no? Tra la domanda e la risposta. Pigliate un attimo de sosta. Perché in fondo sono un cristiano, o no? Insomma, l'ho dato o non l'ho dato il padre? Te l'ho dato? E rispondo, perché mi sono un po' sulle orecchie. Allora, ti ripeto la domanda. Tu, a me, dopo morto, dove mi manderesti? In paradiso o all'inferno? All'inferno! E perché? Perché pesate troppo! E che vuol dire che peso troppo? Che vuol dire? E mettete cosa del cervello in paradiso! Cascate subito giù! Tanto vale andarci subito! Hai capito quanto è pericolosa la matta? Devo fare stagni al viaggio! Tu scommetto che invece vai subito in paradiso, capirai. Una matta quando va in paradiso te strascina su, anche se non ci volessi andare. No, io non vado da nessuna parte. Sto tanto bene qui. Stando attenta a te, che una volta l'altra dove ti incontro per assistere. O che stai a fa? Stai a fa? Perché non puturi il suo pane? Che è questa puttulata che gli dai? Non lo mangi? No. E perché? Perché lo porto a lui. Che stai a dire? Le penso le mani secolo. Lo stai a portare il figlio. E non me lo fa credere. Che me lo fa credere? Che a mio figlio mi manca il pane! E no! E questa non la volevo sapere. E questa non la leggo. Povero figlio mio, come sono arrivato? Che manca il pane? Ma perché se deve arrivare a questo punto tra padre e figlio? Cendio, vieni qua veloce, che non ce l'hai di tempo. Vacci subito,
De corse, vai a dire che se lui c'ha bisogno di pane, io le posso dare quando le vuole, ma tanto, lui già lo sa, si è sempre sprecato il pane a casa mia. Nonno, è più buono il mio. Sentite, amico mio, è più buono quello che porta essa, eh? Il pane di casa è stanca, il pane di casa è il pane. È stato questo però, che bisognava dargli il pane. Troppi vizi, troppe sfogliature, e questo è stato l'errore in casa mia, come in tante altre case. Troppa abbondanza in certe case, saltava via questi milioni. Allora questo che vuol dire, eh? Che vuol dire? Vuol dire che i pasticci parigini sono insulti, che le parole francesi sono schiaffi, sverde le palle, che le premure, le accortezze di un padre per questi figlioli sono schiaffi, catene, si sentono incatenati questi figlioli nostri dentro casa. E voglio capire questi figlioli nostri, voglio capire, voglio capire questi figlioli nostri.
Poi, ne eravate già morto? Te fai cascare braccia, figlio. Ma dico io, se può essere più scemo di te, mi vedi o non mi vedi, Mi vedi? Vieni qua, cerca di aprire in fretta che tengo, non ce n'è tanto. Cenciosa, guarda in quanti posti sto contemporaneamente. Io sto là, 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 nascosto là dietro. Sto al posto di quel signore là, là, signore? Lei, ce l'ha i figlioli lei? No, non voglio sapere quanti, ce l'ha? E basta. È un padre, come me. E Cenciosa, noi padri che te pensi che facciamo? Un padre ragione, che sente soltanto le ragioni. Non la poesia. Che è la poesia? Io non lo so, ma è bella. E la poesia, come te posso dire? Ma trovare parole in questo momento. È come una di quelle nuvolette che vanno come matte nel cielo, ma lontani dai nuvoloni, quelli grossi, quelli seri, che fanno tanto bene alla campagna. La poesia è come una di quelle nuvolette che si imbellettano di rosa e cambiano forma ogni minuto. E se giri la testa come di e la riporti come di nuovo, paf, sparite, non restava nulla. Più belle più belle che vuol dire più belle? Come fanno a essere più belle se non c'è l'umano ragione resiste, se non contano niente, non contano niente, nuvolette rosa. Cenciosa, chi c'ha ragione deve dimostrarlo coi conti alla mano, com'è vero che 2 + 2 fanno 5. Oh, non fa 4? No, 5, se no non è un affare. Sta ancora a 4 la scena, per forza è scema. Ma se l'hanno fatto santo? Dopo l'hanno fatto santo, Cenciosa, dopo. Ma l'hanno di prima una cosa così grossa. Che te fa di speciale un figliolo santo in casa? Da che ti accorgi che c'hai un figliolo santo? Che fa? Fagli la dire a quel signore là che magari il figlio gli è sciappato di casa, chissà quando viene a fare, chissà quando viene a fare e chissà quando altro viene a fare. Che se la stessa via, tanto lo faranno santo domani. Lui, che te pensi che fa? Lui, in quanto padre, fa la stessa parte, precisa, identica alla mia. E gli dice, no, torna a casa, compra, vendi, guadagna, senza soldi non si campa. O quantomeno, trova più l'impiego. Perché che gli vuoi dire ai figlioli nostri di questi tempi? Che gli vuoi dire? Frega lo prossimo tu come lui frega te. Ma l'ho detta come la rimandro, Ma se l'hanno fatto santo, e ora lo sai, non sei contento? Ti pare che non ci ho provato, Cenciosa, ad essere contento. Mi sono detto da qui in poi, come padre, datti un punto per essere contento. No, non ce la faccio, non ce la faccio, perché io sto qua a ragionare, invece lui. Lui canta, canta. Io c'ho un figliolo che canta. Mi sono